perché parteciperà alla manifestazione? Diciamo che è quasi doveroso, si tratta di una manifestazione che secondo me sta maturando da tempo e gli eventi di questi ultimi giorni hanno accelerato un malumore che nel mondo femminile in Italia si avverte già, credo, da parecchio tempo. Innanzitutto perché sono indignata, vorrei dire perché sono donna, ma non basterebbe, perché io mi auguro di vedere alla manifestazione di domenica anche tanti uomini. Partecipo perché mi sento una donna offesa rispetto al panorama nazionale e alle notizie che leggo. Mi sento una mamma in difficoltà a spiegare ai miei figli che cos'è il bunga bunga, come mi ha chiesto l'altro giorno Giulia, che ha soltanto 10 anni. Mi sento una donna offesa in politica, dove cerco di lavorare e portare avanti delle idee con serietà e con competenza, e mi scontro con cliché di veline che acquistano e conquistano posti nei sistemi maggioritari grazie allo scambio di favori e corruttele. Parteciperò alla manifestazione perché credo che sia importante esserci per esprimere il proprio dissenso rispetto a quello che sta succedendo, rispetto all'immagine della donna che ci viene offerta dal comportamento di chi invece dovrebbe governarci e dare il buon esempio. E quindi ritengo che sia importante metterci la propria faccia per dire che non tutte le donne sono fatte allo stesso modo e che non accettiamo che la funzione ornamentale della donna sia ormai l'unica funzione che viene loro attribuita nella società di oggi. Allora, sicuramente per dare voce a tutte le donne e non, che non vogliono più, che sono arrabbiate, che vogliono dare una voce a questo indecenza. Non pensa che Berlusconi o le donne in generale a casa propria possano fare quello che vogliono? No, e questo è proprio quello che dicevo prima quando dicevo che abbiamo perso il senso della misura. Guardi, un paese che scambia l'indignazione con il moralismo, come pure ho sentito dire, e che scambia gli eccessi di azioni, insomma, eticamente riprovevoli e che sono lontani dal comune sentire, dal modo di vivere di ciascuno di noi, e scambia queste pratiche come una facilità o comunque una tranquillità di fare in casa propria ciò che si vuole, io non lo accetto. A chi ci governa è richiesto un profilo di affidabilità e anche di etica e anche un senso delle cose, della misura e dei valori, rispetto al quale io non mi sento di delegare alcunché. Ciò che vogliono per delle persone che hanno un premier, quindi un capo, ciò che vuole è troppo comodo, è troppo facile. C'è un'Italia, una rete di persone nel nostro paese che con coraggio, con lealtà è preparata e si impegna e vive la sua vita giornalmente. Non può un premier, un capo rappresentare il proprio privato in questa maniera, assolutamente no. In pratica credo che la situazione che riguarda Berlusconi in questo momento sia leggermente diversa, innanzitutto perché lui è il capo del governo a cui la Costituzione chiede di svolgere il proprio compito con onore, e non vedo molto onore nelle sue attività notturne. E in secondo luogo perché ciò che gli viene imputato non ha nulla a che fare con la morale, ha a che fare con degli atti illegali come lo sfruttamento della prostituzione, come i rapporti sessuali con minorenni. Qui non siamo di fronte a comportamenti privati di un cittadino qualunque, qui siamo di fronte ai comportamenti privati, ma oramai molto pubblici e acclarati, della seconda carica dello Stato italiano. Dal mio punto di vista la questione ovviamente si presta a molte considerazioni, io ne voglio fare soltanto due. L'Italia, per presenza di donne nelle istituzioni, è l'ultimo paese in Europa. Se adesso passa il messaggio, non solo in Italia ma anche all'estero, che per accedere alle cariche pubbliche bisogna fare certe cose, credo che questo non ci possa lasciare indifferenti. L'altro messaggio per me, che vivo nella scuola, è proprio l'esempio estremamente negativo che la seconda carica dello Stato dà ai giovani e ai giovanissimi italiani, alle ragazzine che per fare carriera quelli sono i modi e quelli sono i modelli, e ai maschietti che
le relazioni con le donne si intrattengono in questo modo. Insomma, poi ognuno credo possa giudicare da sé. Berlusconi, presidente del Consiglio, però per molti anche prototipo del maschio italiano, non pensa che forme di discriminazione avvengano nella vita di tutti, tutti i giorni? Assolutamente sì, è per questo che io mi auguro che nella manifestazione, quindi nella giornata di mobilitazione di domenica, mi auguro di vedere tante donne normali, perché al di là di tutto è questo che si è perso, il senso delle donne che quotidianamente si svegliano presto, fanno mille acrobazie e tantissime fatiche per essere contemporaneamente buone madri, donne che lavorano, compagne di vita, spesso anche figlie di genitori anziani che devono accudire. Ed è per questo che noi abbiamo la necessità di riportare al centro della scena i valori reali sui quali parametrare il valore degli uomini e delle donne. Siamo un paese, lo dicevo prima, che ha perso il senso del limite. Si dice che la donna è più debole e l'uomo è più forte, ma noi sappiamo che la donna muove il mondo, lo muove il mondo, quindi non è una indiscriminazione, siamo noi che ci sentiamo e ci poniamo, le donne possono se vogliono e abbiamo dimostrato che quando vogliamo possiamo, per cui forza a tutte le donne affinché queste indiscriminazioni che nella realtà ci sono, leggiamo e guardiamo, ma se noi cambiamo, il mondo cambia. Discriminazioni ce ne sono ancora, però tra quello che è l'immagine di un paese reale, comunque conosciuto anche all'estero, in cui la donna italiana ha conquistato moltissime posizioni. Le statistiche lo dicono, ormai ci sono più laureate ragazze che laureati, le ragazze vanno meglio a scuola, quindi ci sono delle condizioni assolutamente in crescita. Purtroppo poi a questo non corrisponde una presenza significativa sia dal punto di vista numerico che proprio della qualità degli incarichi nel livello pubblico istituzionale. Quindi questo c'è ancora da lavorare. Però rispetto a questo, e quella che è l'immagine che oggi, in queste settimane, viene data dell'Italia nel mondo, credo che dobbiamo assolutamente dare un segnale di mobilitazione e di testimonianza. Credo che l'Italia non sia molto generosa con le donne, abbiamo un livello di disoccupazione femminile molto, molto alto, quindi in generale la condizione femminile in Italia non è sicuramente tutelata. Però a proposito del Berlusconi visto come maschio tipo, io volevo aggiungere soltanto una cosa, io spero che alla manifestazione del 13 ci siano molti uomini, proprio per sfatare questo mito e per dire che loro non sono tutti come Berlusconi e non si riconoscono nel modello del sultano che vede la donna solo come oggetto del proprio desiderio, ma che cerca invece un rapporto più paritario, fatto di rispetto, di reciprocità e non soltanto di sfruttamento da parte di chi ha potere.